prima fase abbiamo un rilascio di calore, quindi se mettiamo la mano all'interno della nostra compostiera sotto il primo strato, quindi dove iniziamo a avere il materiale che si sta compostando, dovremo sentire a caldo. Questo vuol dire che le nostre reazioni stanno lavorando bene. Buongiorno, siamo nella sala azzurra del Palacongressi della Fiera di Genova, dove andiamo a presentare il compostaggio domestico. Questa attività è sviluppata in collaborazione con l'assessorato alla città sostenibile del Comune di Genova e ovviamente all'ente fiera di Genova. Giornalmente, tutti i pomeriggi, dalle 14.30 alle 15.30, in questa saletta organizziamo un corso sul compostaggio domestico che cerca di spiegare in maniera molto semplice le modalità di compostaggio. Si cerca ovviamente anche di favorire la campagna di diffusione del compostaggio domestico che sta portando avanti il Comune di Genova. A questo proposito ricordo che il Comune di Genova, in collaborazione con AMIU Genova, offre in comodato d'uso una compostiera, in comodato d'uso gratuito, una compostiera ai cittadini residenti nel comune che hanno un giardino o un terrazzo di almeno 15 metri quadrati. Il compostaggio domestico è una pratica estremamente semplice in cui, utilizzando una compostiera domestica, si raccolgono tutti gli scarti prodotti dalla cucina, quindi scarti organici prodotti dalla cucina, e gli scarti che si possono raccogliere in un orto, in un giardino, miscelando con attenzione questi componenti e seguendo alcune regole, quindi verificando che ci sia ossigeno e quindi che la compostiera non sia immobile ma ogni tanto venga mossa e che ci sia umidità sufficiente, in 2 o 3 mesi si crea il compost. Il compost non è altro che l'humus, quello che troviamo nel bosco, ha esattamente le stesse componenti provenendo dalla stessa origine organica. L'utilizzo del compost primario è negli orti, nei nostri orti, oppure in floricoltura. Il compost è necessario che maturi 3 o 4 mesi per evitare che non sia ancora stabilizzato, quindi l'unica attenzione nell'utilizzo del nostro compost è attendere che abbia almeno 3 o 4 mesi affinché il ciclo della stabilizzazione sia avvenuto e completo. Se lo utilizziamo nei nostri orti, potrebbe essere sufficiente e quindi non ci dovrebbe essere aggiunta di stallatico. Questo nel caso che il nostro compost derivi sia da scarti vegetali ma anche da scarti organici della nostra cucina. In questo caso il compost, ribadisco, è completo di potassio, di fosforo e di azoto, quindi è esattamente sostituibile per esempio, lo stallatico che viene normalmente utilizzato nei nostri campi. Che cos'è il compost? Questo è il compost, ve lo faccio vedere sulla mia mano. Non è altro che, come potete vedere, del terriccio. Questo è compost maturo. Il compost fresco che tiriamo fuori dalla nostra compostiera sarà appena più scuro di questo e più morbido, più umido. Ovviamente contenendolo in un contenitore ermetico ha assunto questa consistenza più secca. Comunque non è altro che terriccio che quindi può essere tranquillamente utilizzato e mescolato alla terra del nostro orto o delle nostre piante. Per fare il compost e avere un compost completo, a volte si usano degli arricchitori. Ve ne voglio mostrare qualcheduno. Questo è cornunghia, che sarebbe corno e unghia di bovino sbriciolato. Può essere in questo formato oppure in polvere. Questo componente è ricco di azoto. L'azoto è un componente fondamentale per la formazione del compost, per far vivere i batteri che formano il compost, ma è anche un componente essenziale per la nostra terra, che sennò desertificherebbe. Un altro componente ricco di azoto, e questo non me lo verso in mano, ma ve lo faccio semplicemente vedere, è sangue secco di bue. È praticamente una polvere che va aggiunta nella percentuale, se non ricordo male, di 2 grammi a litro
e va aggiunta alla nostra, al nostro compost all'interno della compostiera. Anche questo è un arricchitore di azoto. Potremmo usare altri additivi come la cenere, la calce, che sono ricche di, per esempio, la cenere di potassio, oppure altri materiali come la farina d'ossa, che è un altro materiale che non ho in questo momento a disposizione per farvi vedere, che arricchirebbe il nostro compost di potassio. Questi sono alcuni arricchitori che si possono utilizzare nel compost, ma non sono assolutamente necessari, nel senso che anche se non usiamo questi prodotti, il nostro compost comunque è sufficientemente ricco dei materiali necessari per far crescere bene le nostre piante.